cadevo in ginocchio è certamente Tommaso d'Aquino, di cui ieri abbiamo dato inizio a questo breve percorso, non nella sua teologia, cosa molto interessante, anche accattivante, teologia che studiano anche i non credenti in maniera onesta e nella verità, ma piace sottolineare appunto che la sua teologia nasce dalla sua preghiera. Un teologo che non prega non è un vero teologo, sarà uno scienziato della teologia come scienza, così, perché la teologia non è uguale alla filosofia, anche se è la sua è l'ancilla, come si dice, la filosofia ancilla della teologia, anche se non è in contrapposizione. La teologia non è come l'astronomia, come l'astrologia, come la scienza, insomma, in genere. La teologia è certamente una scienza, ma è una scienza particolare perché nasce dalla contemplazione di Dio. L'indagare del teologo nasce dalle inquietudini della sua fede. E un teologo inquieto, non inquieto, vive male questa ricerca. E anche nelle preghiere del nostro, appunto, Tommaso d'Aquino, dell'Aquinate, spesso viene chiamato anche così, vi è questa ricerca di Dio, vi è questo confronto, ma anche scontro con il mistero di Dio, con il piano di salvezza di Dio. E ieri abbiamo iniziato con la preghiera per il perdono, questa preghiera in cui il dottore angelico, così come è un altro nome con cui viene chiamato Tommaso d'Aquino, il dottore angelico non fa teologia, cioè nel senso che non scrive, più che non fare teologia, non scrive da acuto teologo e teologo dogmatico, ma appunto scrive da teologo in ginocchio. E se ricordate, nella preghiera per il perdono, lui prega umilmente per i feriti, prega per i ciechi, prega per i poveri, prega per coloro che vanno in cerca della verità, prega per i peccatori e prega per i duri di cuore. Ma non prega per loro soltanto, ma prega anche per se stesso. Quando appunto lui si definisce e chiede al Signore di purificarlo, e si definisce me immundum, cioè un uomo immondo. Questo è il vero Tommaso. È il vero Tommaso da cui nasce poi il Tommaso teologo dogmatico, il grande Aquinate. Ed è bello chiudere ancora oggi questa nostra riflessione con un'altra sua affermazione, un'affermazione che sembra ovvia, ma che per un grande teologo come lui è fondamentale. Tommaso d'Aquino, nel commento al Vangelo secondo Matteo, a un certo punto dice: tutti noi abbiamo qualche peccato, tutti noi abbiamo qualche peccato. E questa è la grande verità della nostra fede, di un Dio che ci ama e che va oltre il nostro peccato. Sta a noi lasciarci convertire da questo amore. Ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!